Buongiorno ragazzi, buongiorno Juventini, buongiorno calciofili. Allora, volevo fare un video sul Napoli, sulla situazione del Napoli. Ieri tra i tanti ho anche guardato un po' Campagna Sport, Chiariello, il suo editoriale, Mazzarri, eccetera eccetera. Io quando parla di calcio stimo molto Chiariello, davvero è uno dei giornalisti più preparati, lui e il suo, diciamo, alter ego con il quale spesso si scontra, Iannicelli, al quale faccio un grosso augurio per di un pronto ristabilirsi, e lui sta affrontando un percorso che sta riuscendo bene ed è, diciamo, agli ultimi step, al quale faccio un grosso augurio. Chiariello punta il dito su Mazzarri e in effetti a giudicare dai risultati è difficile dargli torto. Dove non sono d'accordo con Chiariello io il dito lo punterei più sui giocatori, che ok, lui, io credo di aver capito il ragionamento che fa Chiariello. Lui in questo momento dice qua si deve costruire il futuro. Bisogna già prendere il nuovo mister, iniziare a pensare a chi resta e chi va. Però contemporaneamente dice ci abbiamo una Supercoppa, una Champions da onorare, è una situazione a raddrizzare in campionato. Allora, qui purtroppo, naturalmente loro conoscono molto meglio di me la realtà napoletana, non mi permetto di sindacare, però io mi trovo molto più in sintonia con quello che ha detto il grande capitano Palefier, Beppe Bruscolotti, dove lui vede una squadra poco motivata, in cui lui dice che in pratica l'allenatore c'entra fino a un certo punto, per l'amor di Dio. Io da questo canale continuo a insistere che il Napoli lo vedevo già in calo l'anno scorso. Sì, fosse rimasto Spalletti la situazione non sarebbe questa. Però vi dico anche un'altra cosa, ma non sarebbe in testa alla classifica il Napoli, neanche con Spalletti, perché erano in calo già dall'anno scorso. Altrimenti il Milan non ti butta fuori dalla Champions. Non butta fuori dalla Champions quel Napoli, il Milan, diciamolo. Ora, a parte errori arbitrali a parte, ma il Napoli era una squadra che almeno due gol a partita te li faceva. Erano già in calo perché hanno cominciato a festeggiare troppo presto. E poi quest'anno c'è anche da dire una roba. Per carità di Dio, lo scudetto del Napoli è... lo scudetto del Napoli è il nostro, ha meritato di più, una squadra che uccide il campionato in quel modo, cosa vuoi dire? E qua sì, magari l'unica circostanza a loro favore è stata la pausa mondiale capitata fra novembre e dicembre, dove di solito le squadre di Spalletti calano. E invece no, ha dovuto ricominciare, dato che le squadre di Spalletti hanno come caratteristica quella di iniziare a 1000 all'ora, è successo questo. Io già l'anno scorso lo dicevo, questi a marzo vincono lo scudetto. Ora, quello che dico, l'ho sempre detto io. Ora, ascoltando Bruscolotti, lui pone l'accento sull'atteggiamento dei giocatori. E ha ragione, ma io da questo canale più volte l'ho detto,
perché, occhio, l'anno scorso questi non avevano un cazzo in palmarès. E mi riferisco ai più titolati, ai più in vista naturalmente. Tipo Quara, i quali in tanti si stanno accorgendo adesso che è imbarazzante ultimamente Quara. Non mi sto a ripetere su Quara, Schelia, Laudrup, perché altrimenti sarei monotono. Ma soprattutto ora, al contrario dell'anno scorso, quest'anno le circostanze sono anche a sfavore, perché adesso c'è la Coppa d'Africa e tu perdi due pilastri per questa squadra, anche se non stanno rendendo come l'anno scorso, ma pur sempre due pilastri come come Anguissa e Osimhen. Questi bene che vada ti rientrano a febbraio inoltrato, bene che vada ti rientrano a febbraio questi, cioè bene che vada nel senso che devono uscire al primo turno e ti rientrano in febbraio, ma la loro squadra è tra le più forti, se non la più forte della Coppa d'Africa, quindi la vedo difficile. Quindi io immaginate voi questi al ritorno, magari immaginate voi, specialmente Osimhen, che oramai è vitale per questa squadra, bene, essendo venuto a calare il rendimento di tutti gli altri. Osimhen l'abbiamo visto col Cagliari quanto conta in questa squadra. Ora immaginate voi questo, in quale stato d'animo rientra con un nuovo allenatore tipo Conte, che è il nome che si fa, perché ieri era in tribuna a guardare la partita. Ora immaginate voi se Osimhen si mette sotto le direttive di uno come Conte quando ha già in testa la Premier League. Io ti dico una cosa, purtroppo per i napoletani, quando uno va in campo così, Osimhen mi ricorda come atteggiamento il Pogba del, non l'ultimo, lasciamo perdere che non è mai esistito, il Pogba dell'ultimo anno alla Juventus, il Vidal dell'ultimo anno alla Juventus, mi ricorda come atteggiamento in campo. Quindi se De Laurentiis, stando merda per merda, se De Laurentiis vuol fare una cosa intelligente e venderlo già a gennaio Osimhen, incassare quanto più possibile, perché questo si andrà ulteriormente a svalutare fino a fine campionato, e ve l'ho detto. E guarda, non venderanno Quara perché al momento che mercato qua viene uno con rendimento di Kvaratskhelia? Ok, in molti hanno posto, io non ho visto la partita, ma in molti dicono a Napoli doveva far entrare Giovanni Simeone. Che è l'unico che è entrato con la cazzimma, così, con la... È vero fino a un certo punto. Simeone è un po' quel che era Briaschi alla Juventus, un ottimo attaccante, ma non di prima fascia. Non ti decide le partite Simeone. Magari ci mette quel quid in più, ma non ti decide le partite Simeone. Ribadisco. È un po' quello che alla Juve sono stati Briaschi, Kovacevic, una buona riserva, ma non un buon attaccante, ma non un top che ti trascina la squadra. Qui il problema del Napoli è questa, è una squadra che purtroppo va rifatta in molti settori. Cioè, non puoi mantenere in rosa uno Zielinski con già la testa da un'altra parte. Non puoi, non esiste una roba del genere. Non puoi privarti di Elmas senza prima aver preso Samardžić. A parte il fatto che io continuo a preferire Elmas a Samardžić. Poi non so le loro dinamiche interne. Mazzocchi, bene, benissimo. Lasciamo stare l'espulsione, ma anche Chiesa esordina la Juve con un'espulsione. Quindi, a Crotone, se ricordate. Io non lo so, è una situazione molto complicata. Molto complicata. Io dico una roba.
così come non mi stancherò mai di ripetere che sì, non c'è più Kim in difesa, ma Kim non è che stia facendo sfracelli al Bayern, eh? Kim non è che stia facendo sfracelli al Bayern. Sì, per carità, buon difensore, roccioso, fisico, ma non stiamo parlando di Alessandro Nesta o di Franco Baresi, ok? È l'atteggiamento della squadra, qualcuno mi sa, proprio Buscolotti l'ha sottolineato, non prestano più come l'anno scorso. Quel pressing era tutto l'anno scorso, ti agevolava la fase difensiva come Coppa Liverpool, che appena è venuta a meno, ecco venire fuori i limiti della difesa. È normale che... E poi i difensori del Napoli per certi versi sono molto simili a quelli della Juventus in campo largo. Se li lasci in campo largo sono guai, ma sono guai veramente. Un attimo, questo è. Poi naturalmente, oddio, a posteriori è sempre facile parlare. Per me se c'è una cosa che è stata gestita non male, di più, è il discorso di Giuntoli. Ma Giuntoli si sapeva da Natale dell'anno scorso che sarebbe venuto alla Juve. Il fatto che, ecco, il problema di De Laurentiis, se uno è uno solo, delle volte è troppo autarchico e certe volte ti fa male, ti può andare male. Questo è un po' un padre padrone, e delle volte ti va male, ma molto male. Poi non si è pensato troppo a festeggiare e non si è pensato a costruire. Questo è stato. E soprattutto l'abilità di una dirigenza sta nel cogliere i segnali di decadenza, che poi è l'errore che ha fatto la Juventus in questi ultimi anni. Questo. Oggi cosa dice la Juventus? Oggi, il 22 maggio, alziamo la Coppa Campioni, il 23 maggio praticamente già venduto Viali, Ravanelli e Sousa e rifatto la squadra, perché serviva sangue fresco, linfa nuova, e lui doveva capirle ste robe. Lui doveva pensare, sì, ha preso questo svedesino, questo... non lo so, però... Il problema è questo: se tu fai un allenatore non penso risolvi chissà che, anche perché c'hai due pilastri che li avrai fra un mese per la Coppa d'Africa, e poi rimetti la incareggiata questa macchina qui. Poi delle volte certe scelte dolorose vanno prese, io ribadisco, perché dico, per noi si venga venduto subito, perché è napoletano. Voglio ricordare l'ultimo Maradona, quello che si fa beccare per il doping, Samp-Napoli 4-1, via lui, squalificato lui, il Napoli non perde più una partita. Sarà un caso? Per me no. Iscrivetevi al canale.